guardate quanto è bella, bellissima. Potete preparare la torta con qualche settimana di anticipo prima di glassarla. Grazie ai suoi ingredienti sostanziosi, questa torta si mantiene morbida e fresca per diversi mesi. Poi abbiamo bisogno di la canela, lo zenzero, la vanillina, una bustina, aroma di mandorle, lievito per dolce, circa 6-8 grammi di lievito. Questa è la tortina. Guardate che meraviglia, si mantiene. Sì, adesso la facciamo insieme, è molto semplice da fare. E per decorarla abbiamo bisogno di albume di uovo, pelo di cane un po' di, e per decorare anche la frutta. Poi abbiamo bisogno di questa teglia sotto di diametro, cioè 10 cm di altezza. Abbiamo bisogno di una, e iniziamo a mettere tutto qua dentro. Iniziamo con lo burro. La temperatura camere, uova, mettiamo il miele, mettiamoci con l'arachidi, mettiamo il pistacchio, l'uvetta, dateli, li facciamo pezzettini piccoli. Questa è la mia prima diretta in italiano. Sono molto... Il tempo di cottura è un po'...
circa 2 ore la torta. La provate con un stecchino, si cuoce a 150 gradi per circa 2 ore, il tempo di conservare è lungo, per questo facciamo una torta per Natale. Ho messo anche i datteri. Adesso mettiamo la scorza di limone. Mettiamo la cannella di cannella, un pochino di noce moscata, mettiamo la noce moscata, mettiamo lo zenzero, circa un cucchiaino. Pizzico di sale, la vanillina, è molto semplice da preparare perché si mettono tutti gli ingredienti, si mescola bene, mettiamo una fialetta. Di rum. Adesso mescoliamo e alla fine aggiungiamo lievito con la farina. Adesso mescoliamo bene bene. Poi la decoriamo con la glassa di zucchero a velo. Io oggi uso il zucchero a velo di canna. Abbiamo mescolato bene bene tutti, guardate, tutti gli ingredienti. Adesso la farina e il lievito. Qui abbiamo 100 g di farina, mettiamo tutta e lievito. Adesso faccio riposare un attimo il composto, mi preparo la glassa. Un po' di zucchero di canna, un zucchero, con l'albume, si può anche il zucchero di velo, a velo normale. Serve. Possiamo mettere anche un goccino di limone nella glassa. La glassa è pronta. Adesso mettiamo nello stampo il nostro. Mescoliamo un altro po'. Questo è lo stampo. C'è 10 cm di diametro qua sopra, 10 e alto di 10.
la mia tortina esce piccola piccola, se la donde raddoppiate i denti. Adesso con un cucchiaio mettiamo qua dentro. Torta piccolina per Natale, buona buona. Abbiamo messo tutto. Adesso inforniamo a 150 gradi per circa 2 ore. La torta si è raffreddata, adesso la facciamo uscire dallo stampo. Questa è la nostra torta, guardate quanto è bella, bellissima. Tagliamo una fetta per vedere com'è anche all'interno. Guardate che meraviglia. Guardate che meraviglia, guardate. La decoriamo con la glassa. Questo è il zucchero a velo di grana e poi con la frutta, con i pistacchi, i dadeli, le noci, l'uvetta, come ci piace. Mettiamo la glassa sopra. Adesso la decoriamo con i datteri e possiamo tagliare. Andando via, togliamo il nocciolo. Mettiamo le noci, un po' di uvetta, vanilla di pistacchio. Thank you.
bacio grande. Buona giornata a tutti, un abbraccio. E grazie, grazie di cuore.